E noi siamo i fratelli d'Italia, Italia sei destra e la Cina. Mi secco troppo, poi sta piovendo, non me ne voglio registrare il sonno. Possiamo tutto? Sigla. Questo è il video dove diciamo stronzate. Allora, siccome siete stupidi, sì, se tu che stai guardando questo video sei stupido, perché adesso devo usare la psicologia inversa. Quindi ragazzi, non passate nel profilo Instagram che spunterà qui, non ci passate ragazzi, ve lo dico, bloccatemi, non ci passate. Non capisco. E niente, questa è la giornata. E soprattutto il secondo canale, ragazzi, non lo dovete considerare perché i miei vlog fanno schifo. È una merda totale. Mi colpite il cuore, fra. Nooo, ma che c'è attaccato? Tu mi caschi lo cuore, me lo fai a mia tu! Ma si scunghio rotto. Che pesce! C'è andato a vaticare! Perfetto ragazzi, quindi questa settimana uscirà questo video e quindi faccio vedere la scena! Eppure se ne apri pure un altro te lo faccio avere. Un altro veramente. Mio papà ha tre stazioni qua. Ci manca solo la quarta stazione. Abbiamo il pacco della. Siamo proprietari del pacco della vittoria, quindi comunque ce lo possiamo permettere. Sta piovendo, si sta bagnando tutto qua. Non è perché ci sono io. Spero che la scena vi sia piaciuta. Per il video completo tornate mercoledì alle 14. Quindi vi invito a disiscrivervi al suo canale, iscrivervi al mio canale. Così lui ha poi 3.000 iscritti e io ne ho 100.000. Pare quasi 100.000. Ma la Ucolo ne ha 100.000 iscritti, a Ucolo ma. Sto preparando ben due speciali. Il primo speciale lo vedrete molto prima. Il secondo speciale ho bisogno di voi. Restate sintonizzati perché presto su Instagram, tramite le Instagram story, vi chiederò di fare delle cose e sponderete nel mio video del speciale. Ma noi ci vogliamo tutta? Ma è tutta bagnata, mamma mia, mamma! Ma raccontami una battuta. In un manicomio c'è il dottore, no? E presenta tutti i pazzi, tutti 100 pazzi, no? E il dottore gli dice al primo, vieni qua. Lui viene, si siede e dice, allora fai una cosa. Che pazzo, che ti devo fare? Battimi le mani. Arriva il primo pazzo. No, sbagliai, non ci capisci. Non l'ho capito perché non ce l'ha fatta se l'ha battuta. No, te la devo raccontare, ho sbagliato, non devo battere le mani, non devo battere le mani. Ah, ok, rifallo. Ok, allora arriva il primo pazzo e fa... Non ce la faccio. Arriva il secondo pazzo. Non ce la faccio. Ma non è così difficile, aspetta. Ma tu non sei pazzo. No, Mascotte, il centesimo pazzo, che è l'ultimo, gli presenta tipo musica cinematografica. Tum, 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 tum. E c'è Reghetto, vai, non fa male, vai. E poi c'è Reghetto, Adriana. Si battono tutti, vari. Bravo! Ma non fa ridere. Ma fa ridere. Ma tu sei bipolare, ma tu ridi per non ridere. L'altra volta stavo dicendo su Instagram proprio questo, che essere lunatici non è poi così male. E in fondo se ci pensate, quando uno è lunatico, una volta è felice, un'altra volta è triste, altre volte invece è tranquillo, pazzo. Proprio muore, cambia in continuazione, quindi non si annoia mai. Quindi è sempre felice alla fine, perché la felicità non è altro che un misto di emozioni. La felicità in realtà è anche la tristezza. Non c'è felicità se non c'è la tristezza. In fondo io l'altra volta ho scritto anche su Facebook. No, si sta pubblicando su Facebook. No. Per sciogliere un nodo vi è bisogno di un nodo. In fondo come fate a sciogliere un nodo se non fate prima un nodo? È come dire, come fate a risolvere un problema se prima non ci sono problemi? O come fate a essere felici se prima non siete tristi? È come dire, è bella la CD, ma se non c'è la CD come fai a dire che è bella? Esagero. Pasquino scopa. Sabuccio zennino. Basta, scopa. Ciao. Ma pure ne andiamo, ma siamo il numero uno. Ma perché non il number più? One. Ma è una macchina, non esce mia pistola, ma che posso fare nel resto facciamo le riprese. Vale, devo studiare tu! Vale, devo studiare tu! Oh!